Ciao a tutti amici, stavo andando a letto quando mi è arrivata questa email, ve la leggo. E allora, da strega piccina. Ciao! Ciao Mirko, mamma come sei un grande, ti stimo tantissimo! 4 punti esclamativi. E poi mi fai anche sganasciare dalle risate. Scusami, non è che mi puoi dire in che zona degli USA ti trovi? Così! Pura curiosità. Mamma mia, sto facendo una faticaccia a scrivere con questa tastiera. In pratica ho formatato da poco, da sola. Io non sono una completa incapace al PC. Il computer non ho installato Windows XP americano e stanno tutte le tastiere, specialmente quelle a punteggiatura, bla bla bla, bla bla bla. Allora, stavo lì per risponderci modestamente che io sono un galantuomo. Poi mi sorge il dubbio. Già che non mi scrive mai nessuna donna, ma non sarà mica tutorellina, tutorellina, come si chiama, no? Allora ho fatto 2 ricerchine veloci, ho contattato anche Ciuschi, che Ciuschi prima faceva il gatto poliziotto all'FBI, e io... Ciuschi, vieni! Bravo, bravo, buon lavoro! E mi ha dato subito un paio di dritte, mi ha detto, guarda il profilo di tutorellina, strega piccina e anche Alessa Berriu. Oh, e salta fuori praticamente un profilo molto spiccicatissimo con un colore viola acceso. E tac, il mosaico si compone e siamo arrivati. Strega piccina, cosa vuoi carpirmi le informazioni? Pensavi che ero uno stupido come te? E invece no. Oh, dicevo, che cavolo è Ciuschi che gioca con un giocattolino? Allora, no? Stavi capendo... Poi io dico, no? Che io adesso ho messo tutto di te, ti chiami Alessia, del segno dei gemelli, ascendente pesci, ti piace la musica pop, però di la latinoamericana, il tuo cibo preferito è il pollo con le cotiche, e così, no? A parte questo... ho visto, sì, fai la grafica, no? Fai un po' di grafica così. C'hai dei siti un po' qua, un po' là. Ma dico io! Cioè, con tutta questa esperienza che c'hai, non sei riuscito a capire dove cavolo, da dove digito? Ma dai, a parte il fatto che dal mio profilo di YouTube c'è la compagnia dove lavoro, quindi non è che se sto in California lavoro in Florida, Quindi già lì si vede, che sei così, proprio. Poi con questi sotterfugi proprio hai perso molti punti. Certo che però alla fine non l'ho capita. Forse verso metà del messaggio avevi capito pure di aver sbagliato. C'ho scaccio! Sto parlando con tutto Rollina, Guarda che è una scimmia, insomma. Allora, no? Comunque, a metà del messaggio forse ci hai pensato, detto, no, voglio essere buona, l'ho detto. Scusa, non badare prima, scusami, puoi dire come fanno a me, come puoi fare, sto facendo un messaggio a tutti i rumori del mondo, adesso c'è la macchina del caffè che si è spenta. Allora, come fai a mettere gli annunci di Google AdSense sui video, dai, bisogna essere partner, no, partner di YouTube. Quando avrai 2000 video anche te, forse li potrei mettere sempre se io do l'ok al padrone di Google, che è un mio amico. Allora, dicevo così, no? Perché poi mi sono nato subito strano, no? Che una donna mi scrive, no? Cioè, non è che sono un culattone, modestamente c'è un sacco di donne. Però, purtroppo il mio canale non è visto da molte donne, perché faccio argomenti che trattano roba di noi maschi, computer, esperimenti nel garage, grafica web, insomma, perché anche la grafica web principalmente è fatta da noi uomini, perché noi uomini sappiamo distinguere dal mouse, tasto destro, tasto sinistro, tasto centrale, pure addirittura il mouse della Apple, c'è un casino di tasti, e lì ci vuole intelligenza, no? Poi da che mondo è mondo, il web designer è un uomo, come anche il cuoco, no? Da che mondo è mondo, infatti conosciamo tutti i grandi cuochi italiani, sono tutti uomini,
Poi anche nel film Ratatouille, quello del topo, il cuoco era un uomo. Cioè in quel Ratatouille la donna c'era la cameriera e basta. Allora, mi è sembrato subito strano. Vabbè, c'è Nutella Good, però secondo me Nutella Good è un trans. Quindi non vale, che è l'unica donna che mi segue assiduamente, ma secondo me non è una donna, è un trans. Poi altre cose. Allora, ho beccato subito, basta, adesso fai subito un video di scuse, se veramente pentite di ciò che hai detto, fai un video di scuse, però devi essere in ginocchio, con la testa nel gabinetto, come al Grande Fratello, e tu dirai, sì, perché ti guardi il Grande Fratello? Ma sì, ho visto degli spezzoni a mai dire Grande Fratello, e quello fa ridere, no? Poi niente, no? Non volevo dedicarti un video perché sai, no? Già con quel video bellissimo che hai fatto, c'hai 300 persone che sono venute a vedere e c'hai anche quasi una stellina. Troppe. Poi altre cose. Stasera ho visto un documentario molto bello che fanno vedere come trovano gli assassini dei delitti, no? Perché praticamente quando uno muore e lo mettono nel bosco nero, il corpo si decompone, no? Però dopo quelli della scientifica pigliano sì il corpo, fanno delle indagini, ma soprattutto guardano i microrganismi, i batteri e i vermi, perché poi loro sanno, questi qua esperti della scientifica, sanno il ciclo di vita di un verme, e quindi possono determinare l'ora della morte. È molto bello. Era molto bello questo servizio. Poi facciamo vedere che praticamente per fare degli esperimenti così, di solito usano i maiali, no? Morti, che li uccidono apposta per questi esperimenti, no? Però a volte usano anche corpi umani, che sono delle persone che hanno donato il loro corpo alla scienza, proprio questi esperimenti qua. È bellissimo, mi ha fatto vedere uno che nel suo giardino c'aveva tutti morti qua di là. Era bello sto documentario perché non censuravano, facevano vedere tutto. Era molto bello, devo dire. Allora facciamo vedere, dopo che alla notte vanno un sacco di animali a mangiare, i corpi, tra cui le aquile, gli avvoltoi, le iene, i coyote, anche gli scoiattoli. Ma gli scoiattoli prediligono le ossa quando sono ormai dopo un anno secche. Non so che cavolo mangiano, ma mangiano. Allora, se voi no, se siete degli esperti della scientifica come io adesso sono, e vedete un osso di un femore sgranocchiato dagli scoiattoli, vuol dire che quel corpo lì è almeno lì da più di un anno. E sono cose utili da sapere. Tutto a caso, un giorno non trovi più ciuschi, vai fuori e ci sono solo le ossa, tac, puoi risalire all'ora della morte. Poi dopo faccio vedere anche quando, ad esempio, c'è una sparatoria e poi trovano un corpo, però non riescono neanche a vedere il buco di entrata del proiettile. Allora analizzano i vermi, perché analizzando i vermi è molto più semplice il processo, e analizzando il verme dopo vedono le concentrazioni di metalli presenti nel verme e possono dire, ah sì, è stato ucciso a colpi di pistola oppure è stata una bomba. Poi è bellissimo, addirittura praticamente questi qua della scientifica magari sanno che lì da qualche parte in una casa stanno costruendo delle bombe, no? Però non possono fare irruzione perché non hanno il mandato. Allora analizzano le mosche che trovano in giro, perché la mosca va ovunque, no? La mosca, le conoscete le mosche, sono delle storie, vanno di qua, di là. Allora, no? Analizzando la mosca possono vedere se ha delle concentrazioni di prodotti chimici, e poi dopo scatta subito l'irruzione e ammanettati tutti. Poi è bellissimo perché sempre riguardo la polizia americana, la legge americana, quei delitti lì che poi hanno scoperto i colpevoli attraverso sti vermi, le cose, dopo sono stati, questa è la prova schiacciante, sono stati condannati all'ergastolo tutti, senza possibilità di condizionare.
Cioè, in Italia proprio è impossibile allargarsi lo senza condizionale. Poi, altre cose. Poi adesso addirittura adesso fanno l'esame del DNA, però sulle piante. Perché anche le piante hanno il DNA, se non lo sapevate, no? Allora avevano, ad esempio, c'era un omicidio. Allora in uno avevano trovato dei pezzi, pezzi di foglie nelle sue scarpe. Allora hanno stato il DNA e poi hanno confrontato il DNA con, con una pianta che era lì dove c'era l'omicidio. Perfetto, era la stessa pianta. Tac, condannato subito. Ragazzo, senza possibilità di condizionale. Poi, altre cose. Allora, Ciuscaccio. Vabbè, Ciuscaccio vuole far vedere perché lui lavorava in polizia. Eccolo. Era nella squadra antidroga. Eh sì! Non ce n'è più di droga a casa. Vai a farti un giro. Oh. Vi saluto tutti, Ciuschi. Comunque, alcuni si saranno chiesti perché dondolo così. È perché sono in piedi, no? Perché lo mio sgabello è nel garage che sto lavorando un esperimento segreto weekend project che concettualmente è bellissimo. Praticamente fa schifo, cioè ci devo ancora lavorare, poi mi mancano i pezzi, devo comprare dei fotoni e gli elettroni, non so dove li vendo. Ci devo ancora lavorare su quel progetto lì, però molto bello. Poi, mi piace sta maglietta. Questa è la maglietta dei Marshmallows che me l'hanno regalata quando sono andato in kayak a fare il campeggio. E uno non ha capito niente. Diceva: è bella quella maglietta con i copertoni, le gomme. Ma questi sono i Marshmallows che si cucinano sul fuoco, che fanno schifo, però è una tradizione americana che va rispettata. Allora, per il momento è tutto. Allora, strega piccina, smettila, che questi trucchi non funzionano. Cambia tattica. Allora, anzi, avresti avuto più possibilità se passavi. Ah, no, aspetta, calmi tutti, che adesso voglio leggervi un'altra letterina che mi ha fatto un po' incazzare. Anzi, di più di te. Ed è riguardo a G4Net. G4Net. Ah sì, mi spero. G4Net, dopo che mi ha fatto spremere le meningi a scrivergli, perché lui, cioè, mi aveva colpito la sua prima lettera, l'ho voluto così dargli delle informazioni riguardo agli USA. Questo qui, allora, non aveva soldi, punto 1. Pensava già di sapere tutto lui, punto 2, del tipo, eh sì, ma dai, io vado negli Stati Uniti, faccio il muratore, mi danno il visto, guarda qua. Li danno, non lo so, cioè quasi mi dava a me dell'imbecille che non sapevo le cose, no? Alla fine gli ho detto, vai, 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 buona fortuna, no? Cioè mi sono spremuto a scrivere, ho speso più di un'ora, che di solito io non rispondo mai. Comunque alla fine questo arriva, caro Mirko, alla fine mi sono reso conto che l'Italia è il paese più bello del mondo, sai? Ho un bel lavoro adesso, praticamente sai come siamo noi italiani? Cosa si fa a Napoli? Ieri ho guadagnato 12.000 euro per un giochetto. Altro che quelli beep degli USA. Già che ha insultato gli USA, già mi sta sulle palle e l'ho già mandato a cagare. E quindi posso leggere anche la sua email in pubblico. E poi mi ha scritto un'altra che probabilmente ho cancellato perché adesso YouTube mi ha fatto un casino, mi fa leggere più l'email. Comunque diceva altre cose riguardanti a questo lavoretto sporco. E allora basta, vaffanculo. Per colpa sua, per punire uno, punisco tutti. Adesso niente più risposte alle lettere scritte, così imparate. No, questa regola del punire uno per educare mille l'ho imparata da un film, non mi ricordo. Film molto bello, c'era Lino Banfi. Bye! Hai capito? Allora, due risposte ai lettori. Basta, avete chiuso con me. Strega piccina, eh? Smettila. Altrimenti devo ricorrere le maniere forti. GTNet. Cancellato dall'esistenza, basta.
poi. Beh, scaduto. Allora, per il momento è tutto. Ciao a tutti! Dedicato a Spike Piccino.